In realtà io non faccio uso di droghe o sostanze, sono iperattivo. Ma si vede. Penso che quando da piccolo, se non ti frega un cazzo, però mi piace sempre raccontare questo aneddoto, quando ero piccolo, perché anch'io ero stato piccolo comunque, Quindi 2 giorni fa. alle elementari praticamente a mia madre dicevano, però signora, c'è Stefano che è sempre in piedi, si muove sempre. E mia madre guardava e diceva, scusa, è un bambino. Adesso ti prendevi la nota, capito? Che non si può Cioè, stare in piedi. niente, volevo solo dirvelo. Ok, il titolo è Errore ammazza curiosità. Va bene. Errore ammazza curiosità. In chat con Giulia. Cioè, in chat con Giulia e Giulia. In presenza. Parlo di qua perché c'ho il microfono giù. Ho anche buttato delle capsule. Parla tu. Sì, errore, ammazza curiosità. Una cosa detta in un momento sbagliato, una cosa che non c'entra, una cosa che... Ok, aspetta, tempistiche quindi, giusto? Sì, certo, c'è un corso nelle relazioni. Idealmente succede sempre che chi ha relazioni a distanza, cioè io ho 90 km dal mio compagno, quindi inizialmente... È stato bellissimo così, ci siamo conosciuti, ci siamo visti quando ci vedevamo magari un weekend intero, era molto intenso, si facevano tutte le attività che si dovevano fare e dopodiché magari passava una settimana prima di Ok, rivederci. quindi il primo errore ammazza curiosità. Allora, inizialmente, scusa, sempre nella prima parte della relazione, hai molta più voglia di chiacchierare, di raccontarti, di dire, di conoscerti. Raccontando una cosa che ti piace, la ragazza ha modo di schematizzare e dire la persona che sto frequentando è così, così, così. Che cosa si può sbagliare? Per esempio, raccontando una cosa di sé in un momento sbagliato, magari una cosa troppo intima, adesso non Ok, so dirti. allora, ponderare bene quando aprirsi e quindi quando svelare Sì. dettagli di una tua, un qualcosa di intimo, Sì. profondo e via Esatto, dicendo. per esempio Ok. potrebbe essere se io in questo momento, o se lui della situazione in questo momento sta vivendo un disagio per un qualcosa che gli sta succedendo, adesso una cosa magari brutta, non so, un disagio, sta facendo, seguendo un familiare che sta male, non lo so, non so neanche io dirti. Se io sto frequentando inizialmente una ragazza, andare a raccontare una cosa del genere, magari dopo che non ci vediamo da una settimana, ci vediamo il sabato e inizio... Il sabato mattina raccontando questa cosa fa sì che la giornata prenda una piega diversa, soprattutto da quella che era l'aspettativa della donna. Ok, poi altro ramazzo curiosità, secondo me, è proprio lo svelare troppo di se Assolutamente, stessi. assolutamente. Beh, lo dicevamo anche prima, raccontare tutte le sue fidanzate passate. Ok, è un altro errore questo qua. Sì, Ok, raccontare. soprattutto perché, a parte che... Ogni tanto il mio fidanzato cita questo termine, gelosia retroattiva, no? Cioè, può capitare, no? Che parlando di ex ti venga Ok. in mente che ti fa le domande, ma stava meglio con lei o stava meglio con, o faceva sesso meglio con lei o queste cose qua che magari possono. Altro errore ammazza curiosità, secondo te? Può essere relativo anche al discorso tempistiche. Adesso ti dico una cosa un po', magari potrebbe essere magari strana. Frequentavo una ragazza tempo fa che lavorava in un bar, l'avevo conosciuta in questo bar. Oh, questa qualunque orario le scrivessi, ma ti dico anche le 2 di notte, dopo 20-30 secondi visualizzavo e rispondevo dopo un altri 40 secondi. A me sta cosa, ti dico, cioè, dopo un po' mi ha fatto stancare, cioè il fatto che era sempre presente, costantemente. Ma pure se lavorava, aveva la possibilità Non lo so se di... lavorava o no, so solo che comunque su 10 volte che le scrivevo le rispondevo, ma anche dopo ore questa visualizzava e rispondeva E tu subito. perché le scrivevi, scusa? Lei mi incuriosiva, però poi, Ah, ti è cioè, scaduta un po', sì, come mi si dice. scadeva un po', perché ti voglio scrivere, io non voglio che tu mi rispondi subito, però voglio comunque Ma sei che... complicata, è spiaggia di una donna. No, voglio che comunque, sai, un pochettino te la tiri un attimo, perché sennò, boh, tutti secondo me devono essere un pochettino, avere una percentuale femminile, Sì, per è capire giusto, poi... Come ragiona una ragazza? A sì, corretto. te non ti scade una persona se... Allora, sì, una persona che sta sempre. Però io ho imparato una cosa, che ci sono persone portate a tenere sempre il telefono in mano e persone che non lo sono. Ok,
E questo non fa differenza, secondo me, sull'importanza che l'altra persona dà. Ti Sì, faccio un esempio. ci siamo, ho Cioè, capito. non è che se uno mi scrive 10 messaggi e uno ne scrive uno, quello che mi scrive uno mi vuole meno bene, Sì, no? ma quindi secondo te può essere un errore che ammazza la curiosità? Allora, può esserlo se lo collego al fatto che non perché mi risponda subito, perché magari adesso mi diventa difficile pensare che una barista possa sempre essere col telefono in mano, però che ne so, uno che lavora in un ufficio, sai, gli suona il telefono di qua, di là, scrive WhatsApp e ce la Ciao fa. Erika! L'abbiamo salutata la barista. Sono in TV. Comunque, così sì, può essere. Lo collego anche a un fatto che se sta su WhatsApp tutto il tempo starà anche su Facebook, sui social, a pubblicare magari cose di sé. Mi dà fastidio. Ok. Altro errore mazza curiosità in una conoscenza. Il parlare con una tempistica sbagliata di sesso. Sì, raccontando anche fatti personali, ho fatto questo con questa, eccetera. Oltre a questo, è il concentrarsi solo sull'argomento. Cioè, parte bene la conversazione, tu magari dici finalmente uno che non è un caso umano. Poi ad un Sì. certo punto, cazzo, appena può infilare dentro la malizia, subito te la infila. Sì, però stai attento che crei aspettative poi, poi devi No, 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 soddisfare. però ti dico, magari ti crea quella. Cioè, tu magari in quel momento vuoi semplicemente conoscere senza parlare di sesso perché ne hai piene le palle, e questo qua all'inizio fa un po' come vuoi, però. Boom, buttare dentro la malizia e che ti fa un po' cadere le palle. Non al momento giusto. Allora, se come dici tu non è il momento giusto, è fuori luogo. Ok. Se può essere in un altro momento dove potrebbe non essere fuori luogo, magari ci viene fuori una risata, deve saper riconoscere però il momento. Lo svelare troppo di sé. Buh, 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 vedete? sì. Al minuto 8 lei ha fatto boo. Steve ha guardato di là, vuol dire che Steve si sentiva con soggezione. Va bene, altri errori mazza attrazione? Mazza curiosità? Sto Fammi pensare, abbiamo già detto un po' tutto. pensando, mazza curiosità, proprio la curiosità che da lì va via scemando. Sto pensando a ragazze che. Sì, allora, no, conversazioni telefoniche lunghissime che Sai che poi... stavo pensando agli audio io? Gli audio stavo Come? pensando. 10 minuti di audio? Sì, ma io intanto ho lavato i piatti, ho spazzato. Sbagliato. Secondo me è sbagliato anche quando sei in tanta, tanta, tanta confidenza. Cioè, non è che è sbagliato, cazzo, rompi un po' i coglioni, magari Sì, chiami. ma esatto, ricordiamoci che non dobbiamo diventare amici. Ah sì, chiamami, esatto. Va bene, ragazzi, ci siamo. Cosa dici? Bene. Quanto hai tu, Giulia? 40. Fateci un meme. Quando lei ti dice e tu. Ciao ragazzi!